Columbus Day Parade con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme a tantissimi pugliesi. Questo è proprio l'anno della Puglia negli Stati Uniti, presidente. Sì, saremo anche regione d'onore al congresso del NIAF a Washington fra qualche giorno, ma questa è la parata più importante del mondo per la cultura italiana, in particolare per la cultura italo-americana. E naturalmente il nostro invito a tutti gli italiani nel mondo che ci ascoltano è a venirci a trovare. La Puglia si sta organizzando bene dal punto di vista turistico, culturale, ci sono tante cose da fare durante tutto l'anno e ci piacerebbe che voi, i vostri figli, i vostri nipoti, quelli che non hanno mai visto l'Italia, possano cominciare ovviamente dalle grandi città d'arte, non c'è dubbio, ma anche dalla nostra Puglia, dove verrete accolti veramente come a casa vostra. Quindi grazie per tutto l'onore che avete dato all'Italia col vostro lavoro in questi anni e viva Cristoforo Colombo, che senza di noi l'America, come diceva Roberto Benigni, non ci sarebbe stata. Oltretutto, presidente, con questa vostra presenza qui date anche un po' di carica agli italoamericani che hanno una nostalgia canaglia, come cantava qualcuno qui appunto, dell'Italia. È una, tra virgolette, una bella responsabilità, no? Beh, la nostalgia è terribile. Io ho lavorato fuori dalla mia città, ho da bambino. Anche la mia famiglia è dovuta migrare al nord per lavorare, perché mio padre non trovava da lavorare a casa, e quindi è micidiale. Però devo dire che New York questa nostalgia la attenua molto. Questa è una città che appartiene a tutto il mondo e anche agli italiani, come dimostra questa stupenda parata, che forse è la festa più importante della città dal punto di vista delle varie comunità, senza nulla togliere ovviamente alle altre feste, ma questa ha una potenza anche legata al fatto che appunto Cristoforo Colombo, un italiano, è colui che ha scoperto l'America contro tutto e contro tutti, perché nessuno gli credeva. Capita spesso agli italiani di dover fare le cose mentre tutti gli altri ci prendono in giro e non ci credono. Invece, siccome siamo teste dure e siamo bravi, siamo stati capaci di fare anche le cose senza il sostegno e senza la fiducia degli altri, e l'America ne è una dimostrazione. E allora viva la Puglia nel mondo! Viva l'Italia nel mondo, viva la Puglia nel mondo!